Benvenuti alla quarta giornata, spero vi sia piaciuto fino ad adesso il corso, spero che abbiate seguito le altre tre giornate perché erano molto interessanti. Quindi il titolo è molto riduttivo perché se avessi dovuto mettere tutte le cose che facevamo questa giornata sarebbe arrivato più o meno fin qua il titolo, e per questo vi ho messo una slide dove faccio vedere l'ordine del giorno. Prima ci occuperemo dei tipi generici, poi i tratti, i lifetime, che sono quello che tutti vogliono sentirsi spiegare quando si parla di REST, che li rivediamo perché ne abbiamo già parlato. Poi costrutti di programmazione funzionale come chiusure, funzioni anonime o lambda o chiamatele come vi pare. Smart pointers, RAI, che vedremo, se non sapete cos'è l'acronimo ve lo spiegherò dopo. E poi una piccola introduzione, un antipasto di qualcosa di molto più avanzato di quello che si userà durante la maggior parte del tempo in Rust, che sono le macro, che anche queste le abbiamo già nominate, e il Rust non unsafe, che si usa quando si fanno cose molto di basso livello, quando si interagisce con l'hardware o robe anche concorrenti, molto custom. Cosa abbiamo bisogno per capire, per orientarci in questa giornata? Sintassi di base, cos'è uno struct, cos'è un enum, cos'è imp, insomma, le basi della sintassi, perché tutto il resto riprendo velocemente. Va bene. Allora, iniziamo col primo argomento, i generici. Qualcuno ha già un'idea di generici, cosa sono, già visti in Se siete del Politecnico Java, se siete informatici. Vabbè, per chi non lo sapesse, i generici sono innanzitutto dei tipi che sono parametrizzati e quindi sono usati per definire dei tipi con un parametro, ossia che possono ricevere diversi tipi concreti come quel parametro. Quindi, ad esempio, quando abbiamo già visto option. Se siete stati curiosi, avete visto l'implementazione, avete visto che option, parentesi angolari, t. Quella t è il parametro di tipo del generico. Vabbè, qua è meme funny. Esempio classico proprio da tutorial su Web3 Schools. Facciamo un motore di gioco. Abbiamo il nostro punto, però sprovveduti, abbiamo progettato la variante iniziale solo con l'aritmetica intera, quindi abbiamo il punto che ha x, y, i32. Se vogliamo supportare l'aritmetica floating point, abbiamo due opzioni: o ci scriviamo un point float e facciamo copia e incolla dello struct. E se siete programmatori, appena dovete fare copia e incolla del codice, capite che state sbagliando praticamente, a meno che non state scrivendo C. Il modo più intelligente non è ovviamente creare il nuovo struct, ma usare un generico, ossia definire un point generico che prende un T qualsiasi, che sarà il tipo della nostra coordinata. Ah, mi sono dimenticato di dirvelo all'inizio, visto che gli argomenti si intrecciano molto in questa giornata, se qualcuno vuole fare una domanda, vabbè, me la può fare quando vuole. Però se la domanda è: ma io non posso fare questa cosa che è una variante più avanzata di quello che vi sto spiegando, aspettate perché ci arriverò fra un paio di slide. Quindi se adesso qualcuno mi dice: ma quel T, gli dico aspetta. Tutto chiaro? Finora? Ok, non credo che ci sia nulla di esoterico per ora. Ovviamente i tipi generici possiamo definire una imp, la sintassi è un po' buffa perché abbiamo l'imp, abbiamo parametro qua e qua, però la sintassi è questa e ce la dobbiamo smazzare. Ovviamente possiamo usare il t dentro la nostra funzione, ovviamente qua dobbiamo ritornare point di t perché l'imp ha point di t e funziona tutto, possiamo chiamare il nostro new senza problemi e così via. Ovviamente non funziona solo per gli struct, ma come abbiamo detto prima, option era un enum e quindi possiamo generificare enum, generificare funzioni. Per le funzioni la sintassi è questa qua. Il parametro va dopo il nome, ma prima delle parentesi, e si può usare in tutta la segnatura della funzione.
Mentre invece per gli enum e come anche per gli struct si mette in fondo e l'impl è tutto come per gli struct. Ovviamente qua non, ve l'ho chiamato foobar, però intanto vi ho un po' spoilerato la domandina, mi sa che enum foobar dt fudt bar, sapete a cosa mi sto riferendo, dove l'abbiamo già visto un enum del genere. Se vogliamo dire a Rust, ok, tu mi dai una funzione che mi ritorna un parametro generico, tipo ad esempio size of, che è parametrica, cioè, questa qua è la segnatura presa dai docs, come vediamo non usa un parametro, cioè non ha nulla di t. E come possiamo, se ovviamente se Rust gli chiamiamo questo qua, non possiamo dirgli nulla, insomma. E come facciamo a specificare questo T? Usando questo sintassi qua, strana, con due punti, parametro di tipo, che si chiama TurboFish. Perché si chiama TurboFish? Perché l'hanno chiamato TurboFish ai tempi. E se volete capire la storia, cliccate su What nell'embed e c'è la storia da dove si chiama TurboFish. E adesso arrivo a quello che vi stavo dicendo prima. Se c'era qualcuno che voleva farmi la domanda, vi ringrazio che non me l'ha fatta e che mi ha ascoltato, però ho detto, quando abbiamo definito point di t, abbiamo definito un punto generico che può prendere qualsiasi tipo di coordinata, qualsiasi tipo, qualsiasi. Quindi anche un punto con coordinate booleane ha senso, che se usiamo la type coercion alla C è 0 e 1, ma stiamo tirando un po' la gallina per il collo. E quindi possiamo definire con questa definizione di point, possiamo dare xcord false e ycord true e Rust è contento. Però non è che il sistema di tipi di Rust gli manca un pezzo, è che a noi manca specificità, perché possiamo specificare cosa un tipo di parametro deve poter fare. Chi ha già visto altri linguaggi funzionali tipo Haskell o così via, si rivedrà un po' in queste cose. Chi no, ci arriviamo. La sintassi è un po' stramba, ci arriveremo perché ci manca ancora un pezzo tutte queste cose qua, il più e così via. Però traduzione per ora è sintassi, però ha un senso. Chiediamo che point riceve un t che deve essere abilitato per fare la somma t più t uguale un altro t, la sottrazione, il più è tipo l'or, quindi sono add or sub or questi altri due, sub stessa cosa, t meno t è sempre un t, partial hack significa t uguale t è definita come operazione, partial ord significa che t maggiore o minore di t ha senso farlo. Sì, non è un or, scusa, è un and, deve averle tutte. Grazie. E quindi questo qua non compila più, perché ovviamente false su partial hack ce l'ha, perché falso uguale falso, vero uguale vero e così via. Però falso non è maggiore di vero, falso più falso non ha senso e falso meno falso non ha senso. E quindi possiamo avere un punto che supporta solo tipi circa numerici. Perché, vabbè, con i numerici puoi avere anche il prodotto e così via, però non fate i rompiballe. Cosa sono tutta quella sintassi? Cosa mettiamo nelle angle brackets tra i più e così via? Si chiamano tratti ed è il prossimo capitolo, quindi aspettate un attimo. La cosa bella di Rust è che nella maggior parte degli altri linguaggi, soprattutto quelli un po' più di alto livello come Java, che ha la JVM e tutto, o anche gli altri linguaggi OOP, tranne forse C++ perché fa le cose in modo intelligente, C++ moderno, C++ moderno, esatto. Coi generici le fa intelligente circa. E che
I generici in Rust non si portano dietro il solito bagaglio di penalizzazione di performance a runtime rispetto agli altri linguaggi. Perché il linguaggio, il compilatore, è abbastanza intelligente e fa del lavoro per noi. E questo lavoro viene detto monomorfizzazione. Cosa significa questo parolone? Praticamente Rust, o anzi il compilatore di Rust, RustC, prende tutti i nostri generici, vede questo option, con quali tipi l'abbiamo chiamato, in questo caso l'abbiamo chiamato con un I32, con un F32, un integer e un float, e traduce, cioè come una specie di espansione di testo. Lo traduce in un option I32, un option F32. Ovviamente questo qua non è pseudocodice, non fa esattamente questo, è per farvi capire cosa. Il concetto è quello, però. E vabbè, qua è option F64, cambia niente. E espande i tipi generici, in modo che noi quando chiamiamo un'implementazione concreta qua, noi stiamo chiamando una roba senza generici. E quindi è come se non avessimo mai avuto un generico. Il problema è che questo qua è molto figo, molto bello, funziona benissimo, però ha delle limitazioni che vedremo dopo aver parlato dei tratti e ha a che fare con i computer e memoria, perché i tratti sono una roba dinamica, cioè non hanno una dimensione, un concetto che abbiamo noi. Perché i tratti sono qualcosa che uno struct, un enum dà, della funzionalità che offre. Tipo, se avete già visto OOP, potete vederli circa come delle interfacce. Quindi noi definiamo un trait e poi possiamo prendere uno struct, implementare un trait per questo struct. E possiamo anche prendere ad esempio una cosa che i trait hanno sopra, ad esempio, delle funzioni, le interfacce in linguaggio OOP. Possiamo prendere uno struct della libreria, un'altra interfaccia della libreria e implementarle, e definire noi un'implementazione di questo trait fuori dal pacchetto della libreria. Che ad esempio in Java puoi fare, però non mi ricordo perché Java non lo uso da un paio d'anni, da quando non ho fatto il progetto di software engineering, quindi. Però ci sono delle regole che coi tratti non puoi fare, quindi se li vediamo come delle interfacce, per ora abbiamo solite robe che possiamo fare con delle interfacce, classi astratte, varie robe alla OOP, andiamo avanti con questo concetto. Quindi possiamo definire dei metodi senza implementazione che tutti quelli che implementano questo tratto devono implementare loro, oppure definire un'implementazione di default. Ovviamente IMP ha la sua sintassi per implementare un tratto per uno struct. Ovviamente la sintassi ci fa capire che impl di uno struct è diverso rispetto a impl di un tratto per uno struct, perché l'impl, ad esempio, se qua avessimo fatto impl di feather biped, avremmo definito dei metodi solo per questo struct, mentre invece se facciamo impl duck for feather biped, stiamo implementando duck per quello struct, che sono una leggera sottigliezza che va tenuta a mente, soprattutto quando iniziamo a implementare tante cose, abbiamo i nostri metodi, quelli di un altro, ci si rischia di perdere un po' alcune volte. Ovviamente ogni struttura può avere solo un'implementazione per un tratto, perché se ne abbiamo due implementazioni in contemporanea. Allora, appena ritorniamo appena vediamo i tratti generici, questa cosa inizia a essere leggermente fumosa, però per i tratti non generici abbiamo solo un'implementazione, perché se no abbiamo due tratti uguali, il compilatore quale sceglie? E quindi solo un'implementazione non generica, se vogliamo essere
Però, ad esempio, possiamo avere più implementare più tratti, ne possiamo implementare quanti vogliamo, implementare anche imp struct, possiamo implementare tutto quello che vogliamo finché tutti i nomi sono diversi, non ci sono conflitti di nomi, di tipi e così via, va tutto bene per Rust. Alcuni tratti della libreria standard molto utili per i nostri tipi che definiamo, debug e display, che li abbiamo. Debug sicuro, l'abbiamo già visto nelle vecchie giornate, perché abbiamo visto le vecchie slide, c'era il hashtag derive debug, l'avete visto, giusto? Ok. Display è una cosa simile a debug, però, però viene pensato come una roba user readable, quindi un toString da far vedere all'utente, tipo in un'applicazione da console. Mentre invece il debug è per lo sviluppatore, se esplode tutto e vuoi vedere perché è esploso, fai un debug del tuo struct. Hack e partial hack li abbiamo già visti, almeno partial hack, se vi ricordate l'esempio del punto con i numeri che abbiamo visto prima, e definiscono l'uguaglianza tra due struct. ORD e partial ORD, una relazione d'ordine, quindi maggiore uguale, minore uguale. La differenza tra i due è che hack e ord devono essere relazioni complete, mentre invece partial hack e partial ord permettono che alcuni elementi non siano comparabili tra di loro, quindi sono relazioni di uguaglianza parziale. In generale implementate partial hack perché funziona uguale, cioè funziona tanto bene quanto hack per il 99% dei tipi. Se implementate hack state dando al compilatore delle garanzie in più, come anche per ORD. Ad esempio, i floating point implementano partial ORD perché none minore uguale none non ha senso. Mentre invece se avesse implementato ORD non avrebbe potuto proprio, il compilatore non li avrebbe potuto fare perché avrebbe dovuto definire un ordine a none, maggiore uguale o minore uguale a none. Poi abbiamo default, che forse anche questo l'avete visto nelle vecchie giornate, che definisce dei valori di default, e hash, che definisce una hash della nostra struttura. Quindi se vogliamo ritornare a Java, visto che piace tanto al Politecnico, anche Python c'è, cioè, se non sbaglio, il dunder hash. Sì, dimmi. Quindi partial ord non guarisce in caso di conflitti tra nulla, ad esempio. In teoria sì, non dovrebbe fallire. Esatto, in che senso null? Perché non c'è il null alla C, non puoi dire 2 maggiore o uguale a null, perché non c'è il null in Rust. Però ad esempio se hai un valore di errore nel tipo che ne so, se option implementasse partial ord, avresti potuto implementarlo per sum di t, però sum di non, partial ord esplode. Cioè, puoi dirgli di esplodere se implementi partial ord. Se implementi ord, avresti dovuto definire un senso per sum di t maggiore o uguale a non. Però non credo che option implementi partial ord o partial. Forse partial hack, credo di sì, ma partial ord non lo so. In ogni caso, questa qua, tornando, se qualcuno ha questi dubbi, c'è la reference di Rust, cioè se la legge, ci sono tutti i trait implementati da tutti i tipi. Quello là, ripeto per se non si fosse sentito al microfono, docs.rs/std. Ecco. Comunque, esempietto di implementazione di un trait, implementiamo display, visto che è quello più utile da implementare di solito sempre all'inizio. Abbiamo prima riga, moduli, robe varie, stiamo portando in scope display, formatter e result. Result l'abbiamo già visto, sapete più o meno già come funziona. Display e formatter, display è il trait che dobbiamo implementare, formatter è una cosa che abbiamo bisogno per implementare display. Poi abbiamo puntatore, eccolo qua. Abbiamo il nostro struct. Vabbè, qua abbiamo una imp che non è necessaria, ma cioè una funzione new fa sempre comodo per qualsiasi tipo. E poi abbiamo l'imp display. Questo qua ci torna.
che abbiamo visto i generici, possiamo più o meno intuire cos'è. È un bound sul tipo generico di point, quindi noi praticamente stiamo dicendo che stiamo implementando display solo se la T di point implementa a sua volta display. Se avessimo messo qua, anche qua T di display, avremmo dovuto dire che stiamo implementando display solo per i point con dentro un altro tipo che implementa display. Quindi in questo caso, se noi gli passiamo, che ne so, un tipo che non implementa display, il compilatore non compila. Anche nell'altro non compilerebbe, ma non so onestamente se non è un errore di sintassi mettere anche qua display. Vabbè, tanto si capisce quello che è. Funzione FMT, che è la funzione che dobbiamo implementare per implementare il tratto, innanzitutto è un metodo, perché c'è self, prende una reference, e poi abbiamo questo mut di formatter. Il formatter è un oggetto che praticamente espande le macro, fa quello che fa la println, senza che noi glielo diciamo, usa un suo formatter interno. Il display, visto che la println semplicemente prende il coso e chiama display sul placeholder che gli stiamo passando, usa il formatter, gli passa il formatter di default, che ci arriva da qua. Potremmo usare display in modo raw, passare i nostri formatter, però è roba avanzata che non vediamo. Quindi questo qua ci viene dato e serve a formattare la stringa, ritorna un result. Qua il result in teoria è un tipo generico, però possiamo omettere i parametri di tipo, e così, visto che sappiamo che Rust è capace di inferire tipi in modo molto, molto buono, ce la fa quasi sempre, possiamo omettere, scriviamo meno sfilze, meno use strane, fa tutto lui, e poi usiamo questa bella macro write, che possiamo vederla come una variante più low level di println. Prende sempre una bella format string con i due parametri, però prende anche un formatter, mentre invece la println si prende il formatter di default e lo passa alla write praticamente. E poi se nel main definiamo il nostro punto, poi se lo passiamo alla println con la format string, e se eseguiamo questo codice possiamo vedere che appena playground funziona, lo printa come volevamo noi. Infatti, se riesco, c'è abbastanza spazio. Sì, abbiamo il nostro point, parentesi, molto carino. Esempietto, un altro esempietto, facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto con display, ma facciamolo con debug. La differenza tra display e debug, oltre quello che dovrebbero fare secondo la documentazione ufficiale, è che debug è un trait derivabile. Quindi quando abbiamo fatto hashtag derive debug, quello che abbiamo detto al compilatore è che noi vogliamo una auto-implementazione del trait debug. E il compilatore ha una sua implementazione di default che fa un best effort per fare più o meno quello che ci aspettiamo che faccia. E visto che debug è una roba per noi programmatori, ci basta, good enough, e quindi possiamo fare i pigri. Qua ho preso il codice di prima con display e tutto, e semplicemente derive debug, tratto implementato, e abbiamo il nostro point che implementa sia display che debug. Ovviamente se avessimo voluto fare a mano senza derive, display, debug funziona più o meno come display, cioè al metodo FMT gli viene passato un formatter. Se volete vedere come si implementa, andatevi sulla documentazione, però non credo che ci sia molta gente che si implementa debug senza il derive, perché è utile. Per quanto riguarda il result, prima mi hai detto che lo gestivi in automatico il tipo di ritorno. Volevo dire che semplicemente il result che stiamo importando all'inizio praticamente un tipo che abbiamo creato, di cui abbiamo creato un alias, ovvero il result che viene da standard format contiene i se è uguale al result formatter errore di formattazione. E quindi noi importandolo possiamo evitare di scrivere noi tutto il tipo completo, però appunto è più una specificazione.
Sì. Dettagli di implementazione che non ci interessano finché Rust ci non piange. Mi mandi avanti la slide, grazie. Ok, qua è di nuovo, ripetiamo per la terza volta, la differenza tra debug e display, perché è abbastanza sottile, magari c'è confusione. E abbiamo nominato prima con debug i tratti derivabili. Tratti derivabili che possiamo dire di derivare, abbiamo ec e partial ec, i nostri amici. Se derivate partial ec, se derivate ec, il compilatore frigna molto di più, con partial ec funziona sempre praticamente. Idem ord partial ord, default hash, che hanno anche loro delle implementazioni di default tutti abbastanza utili. Come vi ho accennato anche prima, quando abbiamo visto i generici, i tratti possono essere parametrici e abbiamo un bel trait, lo definiamo proprio come uno struct, trait, tipo di parametro con le nostre funzioni, può usare il nostro tipo di parametro di tipo e così via. Un'altra feature molto simile al trait generico sono i tipi associati. Qua quoto proprio il libro di Rust perché lo spiega meglio di come potessi spiegarlo io. E praticamente traduco in inglese col mio C1 tarocco del test del Politecnico, connette un placeholder, quindi un parametro di tipo, con un trait in modo che le definizioni dei metodi possono usare questo placeholder nelle loro segnature, che surface level è la stessa cosa di un generico, perché un generico ti dà un parametro di tipo che puoi mettere e usare nelle tue funzioni, nei tuoi metodi. Però questo è quello che differenzia le due cose. L'implementatore del tratto deve specificare un tipo completo del tipo associato, cosa che noi possiamo implementare un tratto generico senza specificare nessun tipo, come abbiamo visto per display. Sintassi di un, vabbè, qua l'iteratore ci arriveremo dopo, come funzionano gli iteratori, però la definizione, proprio se aprite docs.rs.std, questa qua, copia e incolla, ho tolto un po' di roba strana che non ci interessa, questa qua, così è definito iteratore nella libreria standard, è un tratto non generico con un tipo di parametro. E implementare il tratto iteratore per qualsiasi cosa, quindi come un counter, iterator for counter, e qua abbiamo type item uguale U32, proprio come se fosse una variabile. In pratica è così, quindi discussione, veloce, no, spoiler, qual è la differenza? Idee al volo così. Differenza tra un generico e un tipo associato. C'è proprietà di un tipo associato, ma deve fare meno assunto il compiatore. Cioè sì, perché il tratto, come ho detto prima, l'implementatore ti deve dire il tipo del tipo associato e quindi non devi fare tutta la monomorfizzazione perché ce n'è uno. Sì, ma parzialmente ti stai avvicinando alla cosa, ha a che fare col tipo che specifichi, col tipo e il tratto, la relazione tra i due. Tu volevi alzare la mano o ti stavi stiracchiando? Tanto siamo a imparare, non ci sono. Fino a 20 minuti fa stavamo giocando con i generici in sede al poll perché non c'erano chiare un paio di cose, quindi stiamo tutti imparando, dimmi. Di trait in tipi generici, quindi hanno una funzione un po' diversa. No, allora i generici, allora i tipi associati non sono uguali ai generici. I trait generici possono essere implementati come un tratto normale, impl trattino t tipo for por, così e così via, tra la sintassi che. Mentre invece i tipi associati li implementi alla stessa maniera, cioè sono compatibili, non hanno una relazione tra di loro, sono due tipi di trait diversi. Dimmi. Quando sì.
No, puoi implementarlo per un T-generico il tratto. Cioè, se un generico è generico, devono essere generiche. Quindi se implementato un set di file, sta implementando un tipo specifico. Ci sei andato vicinissimo, perché la differenza è più o meno quella. Perché in Rust puoi implementare i tipi, puoi avere più implementazioni di trait generici, però devi specificare tu a manina i tipi concreti per cui lo stai implementando. Quindi se l'esempio di iterator col generico che era... dov'è? Questo qua. Se prendessimo questo qua, possiamo avere per lo stesso struct un iterator di I32, impl iterator di F64. Possiamo averceli uno a fianco all'altro. E vediamo, non è che ce l'ho qua perché era la cosa che stavamo vedendo, esatto. Che faccio vedere questo qua. No, Cristo. Ok, vabbè, si vede abbastanza. Vedete o devo ingrandire? Metodi, nomi di metodi molto precisi, proprio seri. Abbiamo, vabbè, ho usato il trait iterator, abbiamo quel counter che è definito come un tuple struct di U32 e come vedete, vabbè, questa parte dimenticate perché è per una roba dopo. Abbiamo un impl iterator di string e un impl iterator di I32. Se adesso cancellassi tutta sta roba, se cancellassi sta roba e il main lo commentassi e gli dicessi run, piangerebbe perché non uso display e così via, però non, cioè, compila. Come vedete, non printa niente perché non stiamo chiamando nessuna funzione, però compila, vabbè, piange che qua non utilizzo questa variabile, non utilizzo le variabili, cazzo, se ne frega. Però il punto è che ce lo fa fare e possiamo anche chiamare, però dobbiamo giocare un po', c'è una sintassi un po' particolare per chiamare le varie implementazioni di iterator definito in questo modo. Adesso me lo riporto giù. Se invece usiamo iterator definito come nella standard library, ossia così, stiamo obbligando il nostro struct a rispettare la regola di un'implementazione di trait alla volta, cioè una sola implementazione di trait per struct, perché qualsiasi variabile noi mettiamo qua è sempre uno struct, però generico, se mettiamo diversi tipi di parametri sono struct diversi, cioè sono trait diversi. Quindi per Rust l'esempio che vi ho fatto vedere prima, ossia questo qua, questi due iterator sono diversi e infatti possiamo implementarli contemporanea, anche se sono entrambi iterator. Sono due impl diverse di due tratti tecnicamente diversi, perché poi il tipo viene monomorfizzato e vengono due tratti diversi. Mentre invece i tipi associati non funziona così. Quindi, in forma tabellare molto, spero, abbastanza chiara. Esempio. E qua, come vi ho detto prima, no other impl allowed. Mentre invece qua possiamo implementare queste due in contemporanea. Prossima roba che possiamo fare con i trait, passarli come argomento. Se avete usato Java, qualsiasi linguaggio OP, potete passare un'interfaccia come argomento e la funzione potrà chiamare solo i metodi di quella interfaccia, idem per Rust. In questo caso noi stiamo passando un riferimento a uno struct che implementa notifiable. E quindi finché gli passiamo un riferimento a qualcosa che implementa notifiable, noi nel metodo possiamo chiamare solo i metodi di notifiable e funziona tutto, non abbiamo problemi. Possiamo fare la stessa cosa, vabbè, qua questo equivalent è circa sbagliato e circa giusto. Il significato è molto simile a questo, non è proprio la stessa cosa,
perché quando compila vengono fatte due cose, mettete due virgolette intorno a equivalente, la slide è giusta, che me ne sono dimenticato. Possiamo mettere anche, usare impl come un tipo di ritorno, però questa cosa è un po' più brasta, è un po' più sensibile, perché possiamo compila solo se ritorniamo lo stesso tipo. Quindi se abbiamo una funzione che implementa questa qua, get notifiable, dobbiamo ritornare solo lo stesso tipo. Se abbiamo ad esempio un notify A e un notify B, entrambi che implementano notifiable, questa funzione può ritornare solo istanze di notify A. Se ritorna sia notify A che notify B, Rust non ce lo fa fare. In ogni caso, questa cosa qui, c'è un modo molto migliore per fare questa cosa che fa quello che ci aspettiamo che faccia quando vedremo il dynamic dispatch, che è il default in tutti gli altri linguaggi. E infatti qua è l'intro dispatch. Quindi se avete giocato un pochino con Rust, Vec e così via, gli avete dato i trait, non li sapevate ancora, ma magari vabbè. Se leggete questo codice non c'è niente che non vada, vedete qualcosa molto non sus questo punto di domanda qui, che potrebbe non andare in questo codice a logica, e alla fine quello che stiamo facendo, abbiamo la nostra papera, il nostro bipede, una papera può essere un bipede, e poi stiamo definendo un array di papere. Perché a Rust non dovrebbe piacere? Però se adesso io faccio run, parla di robe strane, din, trait object, che cavolo è trait, come fa a essere un oggetto, mica era un'interfaccia. Qua ti spiega qual è la soluzione, perché il Rust ti spiega, ti dà sempre la soluzione degli errori, però se andiamo all'oggetto sotto, questo din duck, togliete din per ora per capire meglio, è l'essenza del problema. La dimensione di qualsiasi implementatore di duck non può essere conosciuta a compile time, perché non puoi sapere tutti gli struct esistenti che possono implementare duck a compile time, perché duck è un tratto, non può essere concretizzato, deve avere uno struct dietro che lo concretizza, ma se ogni struct può implementare duck, quindi dobbiamo creare una funzione o per ogni struct possibile immaginabile, oppure una funzione che prenda come argomento uno struct di dimensione arbitraria, che la memoria non è infinita, se i 16 gigabit del mio computer non mi ingannano. Quindi non si può fare. La soluzione, vabbè, questo qua è quello che vi ho appena detto, la soluzione è quello che ogni altro linguaggio OOP fa di default senza dirvelo e si chiama Dynamic Dispatch. Definizione di Wikipedia, fonte più autorevole del mondo. Dynamic Dispatch è il processo di selezione di quale implementazione di un polymorphic operation, vabbè, method of function, polimorfismo, vi mando in panico se dico la parola, tutti i chill col polimorfismo, ok. Di scelta di quale operazione polimorfica a runtime. Questo è quello che ci interesserà in questo momento. Il dynamic dispatch è diverso da quello che Rust fa coi generici, la monomorfizzazione, perché il dynamic dispatch è qualcosa che si fa runtime, mentre invece la monomorfizzazione è una pratica che si applica a compile time, che abbiamo visto che vengono espansi i generici e così via. Perché a primo occhio potrebbero essere simili, però sono diversi. E il nostro problema, quando abbiamo fatto vec di duck, è che Rust per default usa lo static dispatch perché è veloce. E perché se non gli passiamo un tratto, se nel nostro esempio gli avessimo passato, al posto che duck, gli avessimo passato biped, sarebbe andato benissimo, perché biped è uno struct vuoto, però uno struct vuoto
ha una dimensione fissa che è 0 e quindi la funzione può essere fatta, mentre invece duck no. Se vogliamo che Rust usi dynamic dispatch, dobbiamo dirgli di usare din, che è la parolina chiave che abbiamo visto prima, che vi ho detto di ignorare perché è solo sintassi. E questo è un esempio un po' più elaborato di... Dimmi. Ma guarda, se mi insegni, grazie, l'ho detto male, che è dovuto al resistance stringente o al runtime, più derivante dal fatto che Rust è un linguaggio file-based, non è resistente, perché altrimenti un vettore di progetti che implementano l'interfaccia nel linguaggio sono resistente. Esatto, sì, esatto, perché se noi praticamente, se avessimo fatto, aspetta che qua c'è il cavolo di robo che è in mezzo alle balle, non sarebbe successo niente, perché le reference hanno tutte la stessa dimensione, esatto, proprio quello, quindi sì. Quindi si può fare un vettore di reference? Sì, è come se facessi un array di puntatori in C, è perfettamente legale. Reference a DAC è possibile, perché qualsiasi reference è della stessa dimensione, un puntatore su x86 è sempre 64 bit, però tutti gli implementatori di DAC non sono della stessa dimensione, quindi non lo puoi fare per questioni di memoria, proprio questa qua è una questione di memoria, non c'è molto altro dietro. Tornando al nostro esempietto col Dynamic Dispatch, appena trovo il mio puntatore, un po' più serio, perché così vediamo un po' più di codice rispetto a papere bipedi, abbiamo roba molto tipica degli esempi OP, abbiamo shape, una forma generica che implementa la funzione area, un rettangolo e un cerchio, e abbiamo le nostre implementazioni per rettangolo e cerchio. Qua, vabbè, spero che non vi devo spiegare le formule per calcolare l'area del rettangolo e l'area del cerchio. E qua arriviamo a robe serie, robe interessanti. Innanzitutto vediamo che qua spunta un box. Che cavolo è box? Aspettiamo. Aspettiamo un attimo. Come vi ho detto qua, per ora, finché non arriviamo agli smart pointer, vediamo box come un modo per dire a Rust di... Dammi un vettore di robe che usano dynamic dispatch di tipo shape, perché se avessimo usato in shape non gli sarebbe piaciuto lo stesso, anche se il compilatore ci diceva prova a mettere din, no, non gli sarebbe piaciuto lo stesso. Quello che ci manca è questo box. Poi box trattino trattino new, e dobbiamo creare una nuova box dove gli diamo le nostre robe, le nostre forme, abbiamo un cerchio, un rettangolo, un altro cerchio, facciamo un for, faccio run, vi fidate, fa quello che dovrebbe. Una differenza che potrebbe venire in mente, ok, ma perché devo fare dynamic dispatch? Non posso crearmi un enum con ogni singolo possibile bipede, tipo enum biped, duck, uomo, altro bipede che non mi viene in mente adesso. Cioè sì, si può fare, e poi quando implementiamo i metodi per questo enum dobbiamo fare un gigantesco case. Infatti qua vi ho messo due esempi nel caso vogliate un attimo vedere come sarebbe in Rust. Questo qua è l'esempio con dynamic dispatch, abbiamo un address, che in questo caso è internet, non è quella di casa vostra, che possiamo pingare. Abbiamo uno struct IPv4 e uno struct IPv6. Abbiamo l'implementazione di address per IPv4 e sotto l'implementazione di IPv4 per di address per IPv6. Qua abbiamo il nostro VEC box DIN che abbiamo visto prima, non ci dovrebbero essere dubbi. Con gli enum invece, molto simile, definiamo un enum che è l'IP address, che perdiamo il trait in questo caso, abbiamo l'enum che fa tutto lui, e due valori nell'enum che sono v4 e v6, e quindi possiamo implementare un impl di IP address, solo che adesso per capire su quale tipo di
di indirizzo stiamo lavorando, dobbiamo fare un match ogni volta e dire: stiamo usando un IPv4, allora fai quello, stiamo facendo un IPv6, allora fa quello. Perché dovremmo usare uno o l'altro? Allora, gli enum sono più veloci perché non abbiamo nulla runtime, è tutto compile time, usiamo tutte le feature. Usiamo tutte le feature di Rust, questo qua è per tenervi svegli. Usiamo tutte le feature di Rust possibili e immaginabili che abbiamo visto fino ad adesso, mentre invece col Dynamic Dispatch gli chiediamo di aggiungere codice a runtime per fare le cose che vogliamo. Grazie. Gli enum però, come potete intuire, non è che sono molto scalabili, perché se abbiamo un tipo che magari non ha solo due variabili, come due possibilità come l'IP, ma ne abbiamo uno che ne ha 30, definire un enum con 30 elementi per ogni funzione, fare un case con tutte le robe, diventa un po' molto verboso. Quindi gli enum sono molto più adatti per tipi piccoli, con possibilmente magari un enum con un U64 con poche specializzazioni, quindi con pochi valori, mentre invece il Dynamic Dispatch è meglio per tipi grossi, perché è un trade-off, stiamo perdendo un po' di velocità per non dover scrivere, non impazzire quando stiamo scrivendo codice, principalmente questo. Poi ovviamente gli enum qua nel faster, per chi è un po' più... Stai alzando la mano per una domanda? Sì, dimmi. Alza un attimo la voce che c'è la musica, non sento una mazza. No, no, con l'enum non può, cioè con l'enum non hai un trait, hai solo l'enum, quindi i metodi, esatto, non puoi implementare un, cioè lo puoi estendere definendo una tua imp, mi sa, puoi dargli una imp a parte, esatto, puoi definire, esatto, puoi aggiungere funzioni ma non tipi, quindi puoi definirti nel tuo metodo, cioè nel tuo modulo, delle nuove funzioni per questo qua. Tu qua puoi avere un'altra imp address in un altro modulo, però non puoi aggiungere un V8, ad esempio. Col trait, ad esempio, puoi. Cioè tu puoi definirti uno struct IPv8 e implementare il trait address. Però questo qua ritorna nel punto questo. Se abbiamo un tipo molto dinamico che può avere tante specializzazioni, varia nel tempo, Dynamic Dispatch e siamo tranquilli. Okay. Quello che utilizza la libreria possa poter definire effettivamente tutte le proprie implementazioni è utile, no? Utilizzare il Dynamic Dispatch. Era più o meno un motivo simile a perché display è un trait, ovvero perché così l'utente può implementare le sue implementazioni di display per utilizzare. Un'altra, vabbè, continuo a microfono in mano che è meglio. Un altro motivo per cui gli enum sono più veloci è questo, dopo parlerò più per gli informatici o per chi ha fatto un po' di architetture dei calcolatori, è che gli enum sono più cacheabili, perché col Dynamic Dispatch abbiamo il processore non può cacheare in memoria la struttura per intero, perché non sa quale struttura deve chiamare quando invoca la funzione, quindi deve prima invocare la funzione, poi vedere qual è la struttura concreta e poi portarsela nella cache, mentre invece gli enum butta tutto dentro ed è molto più veloce, ma questo qua è solo per chi vuole proprio ottimizzare all'ultimo fino all'ultima goccia. Ovviamente ho fatto l'analogia per un bel po', però ormai mi sa che è la fine di questa analogia, che i trait sono interfacce con extra steps alla fine. Però questi extra steps ci permettono di fare molte cose molto più interessanti, ad esempio static dispatch by default, perché come ho detto prima, quando abbiamo introdotto il dynamic dispatch e il default di Rust,
Rust, tutti i default di Rust sono le versioni del codice che vanno più veloce. Se noi vogliamo avere una cosa runtime più flessibile, dobbiamo dirglielo, come nel caso di Dean, ma nella parte più avanzata ci sono altre cose che non vediamo in questo corso, in cui funziona alla stessa maniera. Poi i trait sono completamente type check prima della loro prima istanziazione, a differenza dei template in C++ che potrebbero sembrare più o meno. Possiamo implementare nuovi trait per tipi esistenti, cosa che non possiamo fare ad esempio con le interfacce. Non possiamo prendere, che ne so, uno string builder in Java e implementargli la nostra fare un'implementazione della nostra interfaccia per lo string builder. Mentre invece possiamo definire un nostro trait, prendere formatter e implementare un trait per formatter, come anche abbiamo visto con impl per qualsiasi struct. Possiamo prendere uno struct che esiste già o un enum e definire una nuova impl. Poi conditional derivation, operator overloading, questi qua sono alla fine più o meno operator overloading in un linguaggio del moderno, sia non Java, si può fare ovunque, quindi non è così sta grande feature. Conditional derivation è quello che abbiamo visto con i generici, quindi possiamo implementare un tipo generico solo per un tipo concreto. E se ovviamente invochiamo quella funzione con un tipo che non è compatibile con la nostra implementazione, Rust non compila. Ovviamente non è che Rust non è object oriented. Toglietevelo dalla testa, Rust non è object oriented. Se sentite dire qualcuno è un oggetto, è un abuso di notazione. Rust non ha oggetti, Rust ha struct e trait, fine. Però possiamo emulare quello che viene usato, quello che si fa di solito nei linguaggi object oriented. Se volete divertirvi a implementare i soliti pattern di software engineering per OOP, link al capitolo rilevante del libro di Rust. Però in generale vi conviene trovare dei pattern equivalenti che usano di più le feature del linguaggio, perché produrranno codici di sicuro più veloce, perché OOP ha molto costo dal punto di vista runtime, perché OOP 90% delle volte richiede dynamic dispatch e così via. Quindi se usiamo delle cose più... Fai tu. Okay. Se usiamo delle robe più Rust native, abbiamo più veloce, perché usiamo tutte le feature del linguaggio, tutte le feature del compilatore più che del linguaggio. Mentre invece se diciamo, ma sì, non preoccuparti, fai tutto runtime, fai tutto dinamico, compilatore fa tutto dinamico e quindi non è che ci aiuta più di tanto. Argomento più complicato della giornata, probabilmente abbiamo concluso con i trait, anche se li rivedremo di nuovo, sono una parte fondamentale del linguaggio, sono i life. Però adesso ci concentriamo sul lifetime. I lifetime, se avete già seguito le vecchie giornate, li abbiamo già incontrati. Però oggi li approfondiremo un pochino. Altra citazione dal libro di Rust. I lifetime sono un altro tipo di generico, e già qua è un po' diverso dall'idea che ci si fa all'inizio dei lifetime. È un altro tipo di generico che abbiamo già usato nel capitolo di introduzione dei lifetime, anche lì. Al posto che garantire che un tipo ha il comportamento che vogliamo, i lifetime garantiscono che i riferimenti sono validi quanto vogliamo che siano validi. Quindi è un tipo di generico, perché alla fine possiamo specificarli come parametri, come vedremo successivamente. Al volo, forse l'abbiamo già visto anche nelle scorse giornate, sintassi. Reference normale con lifetime implicito fa tutto il compilatore come ci piace. Reference con lifetime A, apostrofo A è un modo, cioè A è un nome, perché sono parametri, quindi hanno un nome che gli diamo noi. Apostrofo è per dirgli quello è un lifetime della reference.
ed è una reference immutabile con lifetime A, mentre invece se mettiamo mut dopo il lifetime abbiamo una reference con lifetime A mutabile. Nelle funzioni vengono messe con i generici, perché sono dei parametri generici, però prima dei parametri di tipo, se no il compilatore si arrabbia. Quindi, ripasso della sintassi generica, abbiamo prima tra il nome e le parentesi, dopo il coso, poi anche nelle imp stessa cosa, anche nei trait stessa cosa, perché possiamo definire i trait con un lifetime come parametro, tutto quello che potevamo fare con i generici asterisco a livello di sintassi si può fare anche con i lifetime. Perché ci servono questi lifetime però? Perché non ne abbiamo parlato più di tanto. Principalmente l'errore principale dal quale i lifetime ci proteggono sono errori ovviamente di memoria, visto che hanno a che fare con la memoria, ed è uno dei più comuni, soprattutto in C, che sono gli use after free. Programmazione in C, ripasso di come funziona, cos'è free, cos'è malloc, serve a qualcuno? Spero di no. Okay. Esempio dal manuale di una use after free, abbiamo una malloc, non rompetemi i coglioni che non sto controllando che malloc può ritornare nulla, è un esempio in un corso, va bene? So che si deve controllare che la malloc può dare null, non vi preoccupate. Qua codice complicato e poi facciamo una free e poi chiamiamo foo e gli passiamo ar. Però qua ar è valido, quindi foo riceve un riferimento a una memoria che, a memoria che non è più valida. E poi va a scrivere quello e va a fare porcate in memoria. Principalmente gli use after free sono un problema perché se abbiamo un puntatore a memoria già deallocata possiamo ottenere informazioni che non dovremmo ottenere, quindi e anche rompere cose perché quella memoria deallocata può essere riallocata per un'altra struttura, quindi perché il C è molto divertente così. In Rust, per fare lo stesso esempio, ho dovuto lavorare un pochino perché Rust proprio non vuole farti fare questa cosa, quindi abbiamo un riferimento mutabile a un vettore che era il nostro puntatore di prima, come anche in C possiamo definire uno scope anonimo, che ho fatto usando le graffe, e questo scope mi serve per obbligare Rust a invalidare il nostro riferimento, questo qua. Perché se non lo mettessi Rust sarebbe contento perché dice quindi questo qua è valido, va bene, sì. Il life estende la vita a tutta la funzione e risolve il problema. Così invece lo obbligo questo underscore R a essere invalido qua alla fine di questo scope. E quindi sarebbe come fare una free qua di questo vettore. Qua semplicemente allochiamo un vettore. Come abbiamo visto possiamo prima dichiarare e poi inizializzare una variabile senza problemi, diamo un valore ad ar che è un riferimento mutabile al nostro array, facciamo il coso, free e poi foo. La stessa cosa concettualmente che abbiamo fatto in C ma con più sintassi. Il compilatore si arrabbia moltissimo e ci sputa fuori della roba e possiamo capire cosa stiamo facendo male già da questo errore, a differenza del compilatore C. Ci dice che, vabbè, binding foo è stato allocato. Borrowed value does not live long enough. Se questo qua non si capisce cos'è, direi che il borrowing l'abbiamo già visto, se è stato già fatto nelle scorse giornate, può essere visto per ora come prendere un puntatore a qualcosa. Quindi in pratica sta dicendo che, in pratica in molto oversimplified, che quel puntatore non vive abbastanza, perché qua viene deallocato. Fu dropped deallocato sono sinonimi, fu dropped here while still borrowed. Quindi il compilatore ci dice, è qua, grafichino fatto con Inkscape, ci dice, guarda che hai questo riferimento che ti dura fino in fondo perché
abbiamo ar che viene usato da foo, e dopo che foo finisce ar non è più usato, quindi viene droppato, e il nostro vettore che viene usato fin qua, perché qua viene deallocato. Però qua noi stiamo imponendo che apostrofo A e apostrofo B siano almeno della stessa dimensione, cosa che non lo sono, perché noi obblighiamo apostrofo B a morire prima. E ovviamente Rust si arrabbia. E questo è tutto quello che c'è sui lifetime. I lifetime non sono altro che un modo per dire al compilatore: ehi, guarda che io ho questo constraint qua, vedi se le mie cose rispettano questo constraint. Se apostrofo B è maggiore o uguale a apostrofo A, compila e tutti sono contenti. Se il compilatore riesce a determinare, cioè non il compilatore, il borrow checker per esattezza, riesce a definire i lifetime per ogni oggetto che abbiamo in memoria, allora tutto è contento, tutti contenti, non abbiamo errori di memoria e così via. Se invece il compilatore non riesce, o perché abbiamo fatto porcate, come nel prossimo esempio, dove abbiamo obbligato il compilatore, cioè abbiamo forzato noi la mano al linguaggio, o perché magari stiamo facendo cose e il compilatore dice: ehi, guarda, non sono proprio sicuro di quello che tu stia facendo, mi puoi dare una mano? E lì invece dobbiamo proprio specificare noi a mano i vari lifetime. Qua è perché non li abbiamo usati fino ad adesso, perché lifetime, come anche per i tipi, può inferire i lifetime per la maggior parte dei casi più comuni, come abbiamo visto qua. Qua non c'è nessun, queste annotazioni ve le ho messe io, cioè questo codice lo copiate e incollate e funziona. Perché lifetime perché Rust sta inferendo la durata di ar e di fu. Questi due li sta inferendo, dice: ah sì, affinché rispetti questa condizione i lifetime devono essere così lunghi, non c'è bisogno di rompere i coglioni a questo povero Cristo per fargli annotare tutto esplicitamente, faccio tutto io. Però ad esempio ci sono casi in cui il compilatore non lo può fare perché non ha abbastanza informazioni per farlo, tipo quando passiamo qualcosa in una funzione, il compilatore non può sapere da dove arriva quel parametro e quindi dobbiamo dargli delle garanzie. Ed è quello che faremo adesso. Però prima di giocare con i lifetime espliciti, vediamo i casi in cui il compilatore può inferire i lifetime. Vabbè, quando è tutto all'interno della stessa funzione, sì, ce la fa il compilatore la maggior parte delle volte. Quando invece entrano in gioco le funzioni, stiamo passando references tra funzioni, il compilatore inizia a fare un po' più di fatica. Quindi prima regola. Ovviamente queste regole il compilatore le prova una dopo l'altra, se una va bene va con quella, se nessuna va bene ci chiede di usare di annotare noi esplicitamente, quindi non è che devono valere tutte e tre, basta una, di solito la prima, perché non sono overlapping. Prima, quindi il compilatore assegna un lifetime per ogni parametro che è una reference. Quindi in questo caso abbiamo due reference, abbiamo due lifetime. Secondo caso in cui possiamo evitare è ovviamente se questo è quello che è la nostra intenzione e gli scope e i lifetime sono tutti validi con questa regola, con questa espansione, non dobbiamo fare niente noi. Se questo non è quello che volevamo che succedesse tra i due parametri, il compilato dobbiamo metterlo noi esplicitamente, vedremo come subito dopo. Seconda regola, se c'è un parametro di lifetime esplicito e il valore di ritorno è una reference, allora questi due avranno lo stesso lifetime. Terza regola, se è un metodo che ha una reference, abbiamo un lifetime per il self, mentre invece tutto il resto, tutti gli altri parametri prendono un lifetime diverso. Vabbè, qua ho messo anche un lifetime esplicito per farvi vedere che lo lascia in pace il lifetime esplicito. Tutte le altre reference prendono questo. Esercizietto, spero che
siate un pelino svegli, so che è tardi, però si sta anche facendo una certa, quindi accelererò un pochino. Esercizietto alla mo' di Coding Gym, vi ho dato del codice, implementare questa funzione che non si vede perché le slide sono piccole. Eccolo qua. Vi ho messo il link se volete aprire in una finestra completa Rust Playground, se no potete scrivere anche qua. Vi do un 5 minuti, vi basta o volete di più? Vabbè. Sì, la funzione non c'è, è una roba molto arbitraria, però è didattico, dai. Questa sarebbe la soluzione. Vale. Eccoci qua. Codice, vabbè, un loop molto semplice, quello che era interessante erano i lifetime principalmente. Allora, aspetta che qua devo fare una roba così. Quindi nel main vediamo che gli vengono passati, vabbè, questo qua è una specie di test per vedere se avete implementato la funzione senza barare. Vengono creati dei nuovi rettangoli e poi viene passato al vettore. Viene passata la funzione un vettore di riferimenti a questi rettangoli che abbiamo creato. Poi viene invocata la funzione passandogli un riferimento a questo vettore e il nostro target che dobbiamo misurare. Quindi ovviamente le regole di inferenza non ci aiutano per niente, però abbiamo un cervello, speriamo, e lo possiamo usare. Quindi sicuramente abbiamo bisogno che i nostri rettangoli vivano uguale, perché cioè abbiamo bisogno che ci arrivi un rettangolo valido, un riferimento a un rettangolo valido e un altro riferimento a un rettangolo valido, perché non possiamo avere un riferimento e devono essere almeno uguali tra di loro, perché cioè, potrebbero essere anche diversi, però non ci aiuta a specificare 50 lifetime diversi, ci basta che siano lunghi uguali. E ovviamente noi ritorniamo un option con un'altra reference, e questa reference deve vivere almeno come una delle due reference che ci arrivano intorno, indietro, cioè indietro, ci arrivano dentro, perché se no non possiamo allungare la vita di una reference. Cioè, o diamo una reference a qualcosa che esiste da molto più tempo, però questo lo vediamo dopo, come dirgli, ehi, ti do una reference a qualcosa che esisterà sempre. Però ovviamente non possiamo generare nuove reference, cioè non possiamo allocare qualcosa qua dentro e ritornare una reference a quello, perché se qua facessimo un nuovo rettangolo e dessimo e ritornato congiuntivi ritornassimo una nuova referenza al rettangolo allocato qua dentro, non va bene perché alla fine di questa funzione il rettangolo viene droppato e quindi stiamo ritornando una referenza a qualcosa che verrà droppato, e Rust non ce lo fa fare. E quindi soluzione: tutti e tre i lifetime devono essere uguali. Quindi, traduzione, abbiamo bisogno di di un riferimento a un vettore di riferimenti che vivono tutti uguali. Sì, scusa, uno slice, non è un riferimento a un vettore. Uno slice di un vettore di puntatori che vivono almeno uguali e un altro riferimento che vive tanto quanto uno di quelli nel nostro. Quelli nel nostro slice, e ritorniamo un'altra reference con lo stesso lifetime. Se premete run, vedere per credere. Compila. E questo qua è lifetime visti al volo. Come vi ho detto prima, che vi ho accennato, com'è che faccio a dire che sì, ma questa cosa fidati amico e vive tutto il programma, non sbatterti, stai tranquillo. Static è uno dei due lifetime speciali, che ho una keyword, quindi non potete definire un vostro lifetime che si chiama static, che praticamente
dice al compilatore che quella reference dura tutta la vita del programma. Per cosa potrebbe essere usata static? Ad esempio, i letterali delle stringhe sono di default static perché sono hardcodati nell'eseguibile. L'avete visto un po' come funziona la compilazione? C'è il settore di memoria con tutte le stringhe, se fate strings di un elf, vi dice tutte le stringhe. E ovviamente ha senso che i letterali abbiano il lifetime static, ma ad esempio se definiamo delle costanti usando static, quelle là, anche quelle avranno lifetime static. Se prendiamo un riferimento a quelle costanti, possiamo dirgli static e il compilatore è contento. Se invece diciamo static a un oggetto che diciamo noi, il compilatore potrebbe andargli bene, se riesce a risolvere, potrebbe non andargli bene, insomma. Non mettete static in giro, a meno che non sono letterali o costanti che avete definito, o riferimenti a costanti che avete definito. Altro lifetime speciale, underscore, che significa questa funzione ha come parametro un lifetime, però ci arrivi da solo, cioè fai tu. Quindi è il lifetime eliso. Gli diciamo al compilatore smazzatela praticamente. Perché una funzione dovrebbe aver bisogno di un lifetime così che non usa o che non, no, a noi non serve? Ad esempio, se abbiamo un trait che lo mette nella sua definizione per supportare casi d'uso più avanzati e così via, che noi non stiamo usando, dobbiamo metterlo il parametro, a differenza dei generici. Non possiamo semplicemente fregarcene e dire ma sì, fai tu, vedi un po' tu i tipi, o fare aliasing come nel caso di result. I lifetime dobbiamo metterli quasi sempre. Fine dei lifetime, spero che siano stati abbastanza più chiari, perché non è un argomento facile, quindi è sempre quello, il compilatore si piangerà sempre per colpa dei lifetime in Rust. Però il compilatore almeno ci aiuta a differenza di C e abbiamo delle garanzie. Adesso vediamo un'altra roba molto utile, che sono i smart pointers. Se avete visto C++ sapete già a cosa sto parlando, se non aveste visto C++ ma solo C vi chiedete come si fa a rendere un indirizzo di memoria smart e perché dobbiamo avere un indirizzo di memoria smart. Adesso ci arriviamo. Innanzitutto, gli smart pointers non sono un indirizzo di memoria e basta, ma sono vere e proprie strutture dati che ci danno delle feature sopra a questo indirizzo di memoria, come ad esempio abbiamo visto prima le stringhe e così via. In Rust abbiamo il tipo string che ha la ownership e queste paroloni, che non sono solo un puntatore, perché in C non c'è la ownership, quindi non può essere solo un puntatore. Se gli sviluppatori di Rust hanno deciso di fare string, c'è un motivo. La differenza tra i due principalmente è che ovviamente ci sono anche i puntatori normali in Rust, e sono le references principalmente. Le ni non sono proprio dei puntatori normali, però è la cosa più vicina nel linguaggio safe a un puntatore normale. In Rust unsafe abbiamo i puntatori alla C, e quando arriveremo all'unsafe ne parlerò al volo. Quindi vi ho piantato nella mente la parola ownership, perché ho nominato string, l'abbiamo già vista, ho detto che string non è un semplice puntatore, string. Cos'è? Ripassino sulla ownership nel caso vi siate persi le giornate prima o non sia chiara. Ogni valore in Rust ha un owner. Ci può essere solo un owner di questo valore alla volta. Se questo owner va fuori scope, viene droppato, che è più o meno quello che abbiamo visto anche con i lifetime. Appena l'owner del valore di cui prendiamo la reference va fuori scope, lifetime deve finire, perché la reference è una presa in prestito, infatti, si chiama borrow, come abbiamo visto anche nell'errore quando era esploso nell'esempio alla C. Uno snippet solito,
ovviamente non rompetemi che non sto controllando null, in C, 99% delle volte in ogni programma C da qualche parte, un array di intero c'è sempre da qualche parte. Ovviamente, se non sapete cos'è la heap, link a Stack Overflow che ve lo spiega molto bene, però malloc alloca questo array di interi sulla heap. Tutto chiaro finora? Però in Rust non ci basta, perché va bene che nella heap, però tutte le cose abbiamo detto che hanno un owner in Rust, e quindi devono sottostare alle regole della ownership. Quindi allocare sulla heap deve rispondere alle stesse domande che potresti fare per qualcosa allocato sulla stack, quindi deve avere un owner, questo valore deve essere deallocato quando l'owner va fuori scope, deve avere un solo owner e deve avercelo. Compatibilmente con queste tre precetti di Rust, ci facciamo le domande, vediamo come funzionerebbe un puntatore in Rust. Quindi, innanzitutto, come accediamo a una cosa sulla heap in Rust? Così. È molto più facile di quello che pensiate. Con un puntatore, nel caso di Rust, una reference. Quanto vive qualcosa nella heap? Cosa allocato sulla heap? L'intero di array in C, quanto deve vivere affinché non facciamo use after free o porcate con la memoria? Rust, i concetti di Rust sono C con steroidi, quindi le cose che funzionano in C, C programmato bene fa più o meno le stesse cose che fa Rust scritto di merda, quindi in ogni caso i dati devono vivere quanto tutti i puntatori a quella cella di memoria, e qua iniziamo già in C: come fai a garantire che ogni puntatore a quell'area di memoria sia valido? Cioè, tu puoi castare un unsigned long a un puntatore, hai un pointer. In Rust ovviamente non lo puoi fare. Poi la domanda più difficile per un puntatore standard, sia in Rust che in C, chi è che ha i dati? Chi è che possiede i dati sulla heap? Di chi sono? Chi è l'owner che quando va out of scope lo tira giù, dealloca i dati? Questa ultima domanda è il motivo per cui non possiamo usare solo le reference in Rust, ma abbiamo bisogno di smart pointers. Ovviamente le reference risolvono a due di quelle domande che abbiamo visto. Ovviamente possiamo dereferenziare un riferimento, abbiamo i lifetime che ci garantiscono che tutte le reference siano valide almeno quanto ci serve. Però no, le reference non so, non hanno, cioè non prendono possesso dei dati, perché le references sono un borrow, e borrow significa prendere in prestito. Quindi significa che qualcun altro, oltre la reference, deve avere questi dati. E chi sono, e chi è che possiede questi dati? Uno smart pointer. E gli smart pointer sono come un pointer normale, solo che la loro feature più importante è che hanno possesso dei dati che referenziano. Ovviamente possiamo dereferenziare uno smart pointer, i dati vivono quanto vive lo smart pointer perché posseggono quei dati, e lo smart pointer è possessore di quella memoria. Nel caso non sia ancora chiaro, essere possessori di un tot di memoria, sia in C che in RA, in C, se vogliamo applicare tutto il sistema teorico di Rust a mano e in Rust, significa che tu sei responsabile di tutto ciò che succede a quella memoria. Quindi tu sei quello che decide quando quella memoria è valida e quando no, e tutti gli altri possono solo prenderla in prestito. Oppure tu devi dare la ownership a qualcun altro, cedi. Che abbiamo visto che è quello che nelle prime giornate, quando abbiamo accennato al livello di ownership, se facciamo un uguale in Rust, non è una cioè è una copia per i tipi copy che abbiamo accennato, però per i tipi non copy è un passaggio di ownership, non è una copia.
le reference sono tipi copy, quindi se puoi duplicare le reference immutabili, le mutabili ovviamente non lo puoi fare perché sennò smette di aver senso il tutto. Dove abbiamo visto per la prima, dove sono apparsi per la prima volta il concetto di smart pointer? In C++, che non ci se lo aspetta. Bjorn, quello là, il fondatore di C++, che non riesco mai a pronunciare il suo nome, negli anni 90, quindi tecnologia molto recente, ha deciso, ma perché non creare, no, perché non legare i dati sulla heap o in memoria in generale alla vita di un oggetto? In C++ abbiamo le classi, abbiamo i distruttori, i costruttori, perché non legare l'allocazione quando costruiamo un oggetto e la deallocazione quando distruggiamo questo oggetto? E così è nato RAI, che sta per Resource Allocation is Initialization, che non è altro che tu crei un oggetto, l'oggetto durante la sua creazione alloca la memoria che ha bisogno, tu usi l'oggetto tramite la sua interfaccia, quando quella memoria smette di esserti utile, distruggi l'oggetto che distrugge a sua volta la memoria. Allora, come ho detto prima, quando creiamo un oggetto allochiamo le risorse che serve, quando questo oggetto va out of scope o semplicemente gli diciamo lo distruggiamo, l'oggetto è responsabile per la deallocazione della memoria, che se vi ricordate quello che vi ho detto prima di impallarmi con Reveal.js, è quello che implica la ownership, perché uno smart pointer, abbiamo detto che è owner dei dati, quindi o essere owner dei dati significa che sei responsabile di tutto ciò che succede a quei dati, quindi devi allocarti i dati tramite la tua interfaccia, la gente fa le sue robe con i tuoi dati. Appena l'oggetto va out of scope, l'oggetto owner va out of scope, la memoria viene droppata. Ovviamente se la ownership viene trapassata, trasla tutto all'altro owner, l'altro owner diventa responsabile e quindi l'owner dopo sarà responsabile della memoria, nel caso se l'owner si trasferisce sarà responsabile solo della deallocazione perché la memoria è già allocata. Perché ci serve la ownership? Per i memory leak, che sono il motivo per cui se usate Windows per 5 giorni senza spegnerlo probabilmente avete 30 giga di RAM di uso, probabilmente. Ma non solo Windows, dai, non siamo troppo cattivi. Anche se installate Linux perché è superiore. Quindi noi qua stiamo allocando sulla heap un puntatore, niente di strambo. Però noi in C possiamo dire R uguale a null. Null, sapete, non c'è bisogno di introduzione, è il più grande errore nella storia dell'informatica. E quindi, come troviamo il nostro vecchio, la nostra vecchia memoria? Non la troviamo perché ormai è persa, nessuno ha più un indirizzo. L'unico indirizzo a quella memoria è stato perso, quindi ciao. E questo è il motivo per cui la ownership o finisce, nel caso l'owner vada out of scope, o si trasferisce. Perché se la ownership non si potrebbe trasferire, succederebbe questa cosa. Tu potresti dire, ok, cedo la mia ownership al nulla, e mo cosa succede alla memoria? O la deallochi, però qualcuno ti deve dire di deallocarla, ti deve forzare a deallocarla, oppure ciao, praticamente. I smart pointer sono stati con noi da sempre, ma non ce ne siamo resi conto perché non si chiamavano smart pointers, ma si chiamavano string evec, che sono smart pointers a un vettore di robe e a una stringa. Perché sono smart pointers? Perché a differenza delle slice e di str, che è una slice di stringa, non sono una reference, ma sono un owned type. Se lo trovate nei docs, significa che sono qualcosa che ha possesso della memoria. Perché sono smart pointers? Loro puoi fare string new e dici all'struct, all'implementazione o quel che è, crea questa nuova memoria
e ritornami un puntatore, uno smart pointer a questa memoria, fai le tue modifiche dinamiche con la memoria e poi appena l'owner va out of scope, in questo caso la stringa, viene deallocata tutta la memoria. Se una reference va out of scope, la memoria non viene deallocata, perché non è il compito della reference. Un altro motivo per cui non abbiamo incontrato gli smart pointer è perché abbiamo un po' di aiuto dal punto di vista della sintassi, c'è un po' di coercion. Ad esempio, questo qua, se vogliamo essere proprio 100% pedanti con i tipi, dovrebbe essere scritto così, perché questo qua è uno smart pointer, quindi è un VEC. La funzione vuole una slice di array e quindi noi dobbiamo dereferenziare VEC e prendere una slice. Però magie coi trait Rust, se gli diciamo prendi una reference di VEC, questo qua ce lo fa in automatico, perché c'è un trait dietro che si chiama deref, che praticamente non lo vedremo perché c'è un capitolo nel libro, se volete approfondire, non lo vediamo per questioni di tempo, perché già abbiamo un quarto d'ora e poi sono in territorio professore stronzo adesso, sono le 7:01, però mi sa che se volete stare sono contento. Dicevo, deref non lo vediamo, però praticamente dice come trasformare un tipo owned in una reference, come prendere una reference di un tipo owned, cioè di un tipo owned, di uno smart pointer, scusa. Basta teoria, ci siamo rotti un po' i coglioni. Box, l'abbiamo già visto, BoxedIn, il nostro amico che abbiamo detto, per cui vi ho detto, date per scontato che è sintassi, non era sintassi, quello che era uno smart pointer box, ed è il tipo più base di smart pointer che c'è. L'unica cosa che fa è lui prende un valore che gli diamo e lo mette sulla heap e lo tiene lì. Appena questa box va out of scope, lo dealloca. Sono le uniche cose che fa. Quando usiamo box? Quando dobbiamo mettere un tipo di cui non sappiamo la lunghezza runtime, ad esempio un array dinamico, come anche in C. Alla fine il motivo per cui si fa C è perché dobbiamo allocare un array di lunghezza variabile. Stessa roba con box, solo che non lo facciamo in Rust perché abbiamo VEC, che molto più o meno, ma fa questo. Quando dobbiamo, un altro motivo per usare box è quando abbiamo una quantità molto grande di dati sulla heap o anche sulla stack e dobbiamo trasferire ownership a questi dati senza copiarli, senza duplicarli, perché box è copy, però box è praticamente solo un puntatore con un'altra robina annessa, quindi la copia è cheap, a differenza se abbiamo un array di 500.000 interi, copiare è un po' più oneroso. E poi il trait object, che come vi ho detto prima, avevamo già visti, che i trait object non sono altro che mi ero dimenticato di questo esempio in mezzo. Però questo qua è un esempio di come si usa box. Box tra puntino puntino new crea una nuova box e mette sulla heap la cosa che gli diamo. Può essere interi, struct, enum, array, tutto entra. E adesso parliamo dei trait object. Dimmi. Allora, ma quando io ho un box, posso passare qualcosa che ha sullo stack e lo dico che sono. Sì. Ok. Seconda cosa, perché il trasferimento di ownership è una copia? No, aspetta. Perché il trasferimento di ownership è una copia? Non lo è una copia, non è una copia. Non è una copia solo per i tipi copy. I tipi copy, okay. Perché ad esempio se un tipo non è copy, trasferire la ownership non lo copia. Se invece, in realtà il trasferimento di ownership non è mai una copia. È che i tipi copy si duplicano, non si trasferisce nessuna ownership. Okay. Quindi, trait objects, abbiamo già visto dynamic dispatch, robe OP, tutto robo.
E vi ho detto che questa è la sintassi che dobbiamo usare. Qual è il senso di questa sintassi? Abbiamo din myTrait, che è trait generico che volete, che praticamente indica a Rust di ok, voglio fare dynamic dispatch con questo trait. Però dobbiamo dirgli che questo trait ha dimensione variabile e quello che ci serve è box, che non dice niente, che dice nient'altro che ok, vogliamo fare dynamic dispatch con un tipo che implementa trait di cui non sappiamo la dimensione, che è la variante completa del dynamic dispatch, che però Rust dobbiamo dirglielo perché lui di default fa solo quello che gli diciamo. E se no, ovviamente non gli diciamo che din trait non ha dimensione variabile, lui considera che ha dimensione fissa. È per questo che, ad esempio, nell'esempio ai tempi con la papera, gli ho dovuto dire box di din duck, perché se no la papera ha dimensione variabile. Una frase molto strana che non pensavo di dire. Però sì, le papere hanno dimensione variabile nella vita reale, in teoria. Vabbè. Prossimo smart pointer, RC, che non è un typo e hanno solo nomi molto corti, sta per reference counted. Nel caso non sappiate cos'è il reference counting, è un modo per tenere traccia di più owner alla stessa memoria, e praticamente quando l'ultimo owner se ne va, cede la ownership, cede tra molte virgolette perché non lo può fare, RC rimane sempre owner, però si duplica, fa robe strane nella libreria standard che non ci interessano. Quando l'ultimo owner di questa memoria va out of scope, anche RC va out of scope e viene droppato. Il motivo per cui usare RC è, ad esempio, se abbiamo dei dati condivisi, tipo, che ne so, un oggetto usato da più struct, un oggetto allocato nella heap usato da più struct, lo facciamo RC, perché così ogni struct può chiedere può chiedere un ownership di questo struct e abbiamo ownership multipla che va contro quello che è struct, va contro quello che vi ho detto sulla ownership prima, però ci sono dei trucchetti che Rust usa internamente per poterlo garantire. Nel nostro codice, come lo scriviamo noi, le regole valgono lo stesso. Non è che c'è un trucchetto magico per smettere di farle valere. Beh, circa c'è, però si chiama unsafe, però noi non scriviamo codice unsafe per ora. Come detto prima, appena non ci sono più riferimenti, viene tutto droppato. ARC è il cugino di RC e sta per Atomic Reference Counting e viene usato in contesti concorrenti che non vediamo, sempre per questioni di tempo. Invito a leggere la documentazione perché già sto andando oltre il runtime inteso di questa presentazione, però ci sono altri tipi di smart pointers che ci permettono di fare robe molto più interessanti, tipo il pattern della mutability interna e così via. Link alla documentazione relativa se volete approfondire. Breve introduzione, un po' speedrunnata, alla parte funzionale. Nel caso non sappiate cosa sono le funzioni anonime, sono funzioni che non hanno un nome, vengono chiamate anche lambda, e sono una feature talmente moderna che il primo linguaggio che ho trovato che le implementa è Algol 68. Il 68 sta per 1968, quindi, ed è più vecchio di C, quindi C non ha scuse per non averle. Beh sì, ce le ha, però, perché non era il suo scopo averle. Però qualsiasi linguaggio che non ce le ha, tipo ad esempio... Tecnicamente le puoi utilizzare anche in C. Sì, vabbè, hai puntatori a funzione, ma i puntatori a funzione non sono anonimi perché devi dare un nome a quella funzione, quindi sono funzioni che puoi passare in giro. Sono higher order functions, che vedremo cosa sono dopo. Ad esempio, Java non aveva motivi per non avere le lambda fino a Java 8, fino che tipo del 2010, perché se Algol nel 1968, quando c'erano gli armadi, riusciva a farlo funzionare, Java, Oracle aveva le risorse per farlo. Questo numero poteva scendere ancora più in basso, perché non sono riuscito a trovare risorse, perché onestamente non ho cercato neanche così tanto, se Lisp, nelle prime due versioni che sono più vecchie di Algol 68, avessero le funzioni anonime. Cioè Lisp moderno ce le ha, ma non so se nelle prime funzioni le avesse già. Quindi se Lisp 1
nelle versioni, nella versione attuale, nella, in quella versione ce le aveva, significa che è più tipo 60 anni fa sono state usate per la prima volta. E la teoria sul lambda calculus è ancora più vecchia, quindi digressione finita. Allora, chiedo venia, ho solo 22 anni, non vado così indietro. Servirebbe il Barenghi per queste cose, lui lo sa di sicuro. Vabbè, comunque. Quindi abbiamo già detto che le funzioni anonime sono funzioni senza un nome che possiamo passare in giro. In C è un puntatore a funzione, se sapete cos'è. Le funzioni che prendono un'altra funzione come parametro sono dette funzioni di ordine superiore, higher order function, perché sono funzioni di funzioni. Le chiusure invece sono simili alle funzioni anonime, però sono, sono sempre funzioni anonime, però usano al loro interno valori che sono definiti nello scope esterno. Se non è molto chiaro quello che ho appena detto, questo qua esempietto molto stupido per le funzioni anonime. Esempietto molto stupido per le closure, che secondo me sono quelle più difficili. Qua abbiamo la sintassi è qua dentro queste barre va il parametro della funzione anonima, se ha un valore di ritorno che non è null, no, void, quel che si chiama in Rust, nil si chiama in Rust, si sarebbe la freccia, graffe e si scrive il metodo, il testo. Per una funzione anonima ci basta, qua invece vediamo che S è definito fuori, però noi lo possiamo usare perché è in scope S quando facciamo questa closure e la passiamo a quella funzione molto utile che è un generico che ha quel tipo fn once, robe strane, che fn capite che ha a che fare con le funzioni, quindi ci arriviamo adesso perché è roba per far funzionare, però se premete run vedrete che quello che esce fuori qua vi è questo qui, sono troppo basso, perché la closure ha al suo interno anche l'ambiente in cui è stata definita. Insomma, quello che fate in JavaScript ogni singola volta senza neanche rendervene conto. Quindi, ownership non ci ha mai abbandonato. Sembra che le closure vadano contro tutto quello che l'ownership ci impiega, cioè se una funzione che può essere eseguita in un punto a caso del programma può essere eseguita quanto gli pare, se può prendere un valore owned, così come se niente fosse, a sto punto la ownership, ciao. No, Rust non è così, non è contento per nulla. Perché le closure hanno tre modi di catturare il loro ambiente, perché non è mai nulla così, non è nulla è semplice in Rust. E questi tre modi sono borrow immutabile, borrow mutabile e spostamento di ownership, che sono anche i modi in cui possiamo referenziare una variabile principalmente. Quale di questi tre userà la nostra closure verrà deciso dal compilatore, tranne se usiamo move, perché se usiamo move forziamo la mano al compilatore e diciamo senti, qualsiasi parametro lo vogliamo prendere ownership. Move è il modo per dire al compilatore di forzare lo spostamento di ownership praticamente. Qua è esempietto con un po' di codice concorrente perché mi piaceva farvelo vedere, però non abbiamo tempo di vederlo. Come vediamo qua abbiamo thread spawn che spawna un thread, ovviamente sopra abbiamo la use, qua abbiamo il vettore, printa prima della closure, quindi qua ovviamente printa, poi move, qua viene printato dal nuovo thread, poi join che aspetta che impone al main thread di aspettare che il nuovo thread finisca, unwrap semplicemente nel caso che il thread ritorni errore o che non join o che muoia o che altre robe, e se qua avremmo messo un altro println di list sarebbe esploso tutto perché la ownership è stata spostata qui e quindi dopo la definizione non c'è più ownership, cioè la funzione, lo scope esterno non ha più owner, non è più owner della lista.
Allora, cosa possiamo fare con una closure? Tutto quello che facciamo in una funzione normale, possiamo spostare, rispostarla fuori, ovviamente, come abbiamo detto, possiamo sempre trasferire la ownership, possiamo mutarla, possiamo non fare niente, possiamo non catturare niente, ad esempio, come in una non funzione anonima base, se ogni cosa ci viene passata per parametro, allora noi non catturiamo nulla. In base a quello che facciamo dentro la nostra funzione, le nostre funzioni anonime o closure o quello che sono, implementeranno uno di questi trait chiamati FN, che danno al compilatore una garanzia su quello che, su come la funzione verrà chiamata e quello che la funzione fa. Ecco, abbiamo tre tipi FN, che sono FN once, FN mut e FN punto. FN once definisce una funzione che può essere chiamata una sola volta, che abbiamo visto quando abbiamo definito nel nostro esempietto, la funzione era definita come FN once. E questo trait è implementato da tutte le closure, quindi non esistono funzioni anonime o closure che non possono essere chiamate almeno una volta. E tutte le closure che implementano FN once spostano valori owned fuori dal loro corpo blocco, ecco. E se fanno questa cosa significa che implementano solo FN once, perché ovviamente se prendono ownership di una cosa e poi la spostano fuori, non possono spostare fuori contemporaneamente la ownership, possono fare solo una volta, la ownership si trasferisce solo una volta. Ovviamente, non l'ho detto prima, però questi tre tipi possono, ad esempio, se noi abbiamo una funzione che non fa nulla, li implementa tutti e tre, perché può essere chiamata una sola volta, poi vedremo cosa fa fn mut, ma una funzione che non fa nulla fa quello che vuole fn mut, fa anche quello che fa fn, quindi non sono esclusivi, sono sommativi, se esiste come parola. Fn mut invece ha a che fare con la mutabilità, perché c'è nel nome mut, quindi, e viene implementato da tutte le closure che non spostano nulla fuori dal loro blocco, però mutano qualsiasi valore catturino. Quindi se prendono ownership di qualcosa e lo mutano, sono sia FN once che FN mut. Se ad esempio prendono un riferimento, lo mutano, sono FN mut e FN once e così via. Possono essere chiamate più di una volta e basta. FN invece è il più generico di tutti, ed è quello della funzione che è la funzione anonima, appunto, che non muove niente fuori e non muta nulla. Quindi il sum classico, funzione anonima che prende x, fa x più 2, questo è FN, perché gli interi sono copy, quindi non c'è ownership, ricordo. Quindi ovviamente se non fanno nulla di pericoloso, non catturano neanche nulla e possono essere chiamate più di una volta perché non hanno la restrizione di FN once. Quindi esatto, le funzioni FN sono tutte le funzioni che possono essere chiamate quante volte vogliamo e che non mutano nulla, quindi le funzioni proprio pure, se vogliamo usare il linguaggio funziona, la terminologia dei linguaggi funzionali. Come usiamo questi tipi, questi trait? Hanno questa sintassi un po' più particolare di un trait normale, che però assomiglia alla sintassi di una funzione. Praticamente FN once, lista di parametri che si aspetta la funzione, tipo di ritorno. E possiamo ovviamente dobbiamo passarli come generico alle funzioni che lo usano, e ovviamente possiamo usare entrambi i metodi che abbiamo visto per fare robe generiche, sia staticamente che dinamicamente. Contate che non sono equivalenti, se sapete dirmi perché mandatemi una mail, perché sto sforando di brutto. Quindi abbiamo molti modi di usare le closure. Se avete visto ad esempio la Stream API di Java con Java Stream e così via,
lì è tutto con le closure, c'è una roba identica che si può fare anche in Rust, e poi ad esempio option result e l'iteratore hanno metodi come ad esempio unwrap, che se gli diamo una funzione lo chiamiamo come unwrap or else, possiamo dirgli cosa fare in caso di errore, robe del genere. In ogni caso, manuale per tutti i metodi, documentazione come sempre. Quindi, iteratori, continuando questa speedrun che sto facendo della parte funzionale, sono metodi che chiamano next e consumano qualcosa. Questi, in verità, questi qua non sono gli iteratori, sono chiamati adattori che consumano, terminologia. Esempio è collect, che se avete usato la Java, l'API stream di Java, collect fa la stessa cosa che fa la collect, non la stessa ma più o meno simile, e semplicemente prende un iteratore, che è un iteratore, vi devo spiegare cos'è un iteratore proprio, la funzione, ok? Prende, chiama next tutte le volte che può e te lo sposta in un tipo che viene specificato con questa roba molto buffa, che è un valore di ritorno parametrico che non si può fare normalmente. Se lo proviamo a scrivere noi Rust piange, però la collect lo fa con magie nere che non vediamo. Poi ovviamente abbiamo anche altri adattori che non consumano, ovviamente per consumare intendo che dopo che chiamiamo collect l'iteratore non è più valido, perché quello che effettivamente fanno under the hood è prendere ownership e ciao, e ti ritornano un altro vettore di cui tu diventi owner, e quindi viene deallocato dopo la collect, ad esempio, l'iteratore. Altri metodi come ad esempio map sono cosiddetti mi sa che ho sbagliato a scrivere. Sono adattori che prendono un valore, che prendono un iteratore e ne ritornano un altro. E quindi, ad esempio, map prende un iteratore e ti ritorna un altro iteratore, che quello che fa è chiama next e poi fa la mappa sul valore e poi ti ritorna l'iteratore. E poi l'iteratore che ti ritorna poi a tutto quello e ti fatta la catena di next, praticamente. Sto andando di fretta, spero che se sto sparando cavolate alzate la mano, che forse è meglio. Ovviamente con gli adattori questi qua tipo map possiamo concatenare tutto e fare, questo qua era l'esempio che abbiamo visto il primo giorno, uno dei primi giorni. Praticamente qua abbiamo, questo qua è una slice, c'è un range, scusa, ed è un iteratore. Poi gli passiamo filter, che è un adattore che ritorna a sua volta un iteratore, gli passiamo una lambda, che è questa qua, che semplicemente calcola se con altre robe, all è un altro iteratore, questo qua è proprio tutto iteratori, e poi collect consuma l'iteratore ritornato da filter, e fine. Qua abbiamo un vec. Ovviamente questo qua non ritorna un vec, questo qua ritorna un range. Questo qua è il tipo di quello che esce da collect, capiamoci. Al volo, ultimi due argomenti e poi vi abbandono, macro e unsafe. Prima vediamo le macro. Quindi essenzialmente una macro è, in programmazione in generale si chiama è codice che scrive altro codice, quindi metacodice praticamente. Esistono ovunque praticamente, le abbiamo già usate, come sapete, abbiamo println, derive. Come sappiamo, se vediamo qualsiasi cosa che vediamo il punto esclamativo è una macro per legge. Esistono anche in C e in C++ le macro, con define che abbiamo, e anche include una macro. E quello che fanno semplicemente è prendere del testo e copiare e incollare. Quindi una macro molto stupida praticamente. Quando noi definiamo foo e poi scriviamo malloc di cavoli vari per foo,
Prima il nostro file va in un preprocessore che semplicemente legge le macro, dice ah ok, mi salvo fu uguale 15 e ogni volta che vede fu incolla 15, tutto quello che fanno le macro. Quindi se definiamo una macro parametrica, ogni volta che, che in C scriveremo bar e gli passeremo con questa sintassi molto finta funzione, copieremo il preprocessore copia e incollerà questo snippet di codice. Se siete programmatori in C un po' incalliti, sapete perché faccio do while 0, non è perché sono pirla, è perché ha motivo di esistere questo do while 0, ed è come si scrivono le macro parametriche in C, e funziona. La include invece non copia e incolla nessun codice che scriviamo noi, ma semplicemente prende stdio.h e lo incolla all'inizio del nostro file, cioè non all'inizio, dove c'è la include. E il motivo per cui l'include è così stupida che prende e incolla codice, è il motivo per cui dobbiamo usare, se avete mai visto, avete mai scritto codice C che usa più di un file o un header, cioè se avete incontrato le macro guards e così via, le include guards, scusa. Se avete... Si usano, sono robe antiche che se scrivi in C, adesso si usano linguaggi moderni con i moduli e per fortuna non si usano più. Questo qua è praticamente quello che vi ho detto fino ad adesso. Perché le macro in Rust non fanno schifo e perché Rust fa le macro come si dovrebbero fare? Nel senso che la sostituzione non è fatta da qualcosa che non conosce C, come un preprocessore che potrebbe essere paragonato a sed o grep, sed e grep, ma sono con san, cioè il compilatore le fa ed è a conoscenza del linguaggio, quindi le fa in modo intelligente. Le macro in Rust sono controllate dal compilatore, mentre invece in C vengono copie incollate, il compilatore si ritrova del codice che magari non abbiamo neanche scritto noi, e nell'errore ti sputa codice che non hai mai visto, non capisci una mazza e abbandoni e inizi cambi corso e fai, cavolo ne so, gestionale. Invece in Rust, vabbè, ovviamente qua se sapete come funzionano le macro in linguaggi come Scheme, probabilmente vi state giocando. E in generale, se il tuo sistema di macro funziona come in un linguaggio Lisp-like, hai uno dei sistemi migliori che esistano al mondo. Veloce, due tipi di macro abbiamo, dichiarative e procedurali. Le dichiarative le abbiamo già viste usate e sono praticamente tutte quelle col punto esclamativo, quindi println e così via, sono macro dichiarative e sono una anche vec e servono a emulare una pseudo chiamata di funzione. Come funzionano under the hood? Semplicemente prendono un pattern, quindi ad esempio println è definita che vede qualcosa con due parentesi, una stringa e una lista variabile, e questo pattern lo interpretano tramite un match simile, fanno le loro cose in Rust e poi sputano fuori del codice che è quello che il compilatore effettivamente compilerà, dopo averlo controllato ovviamente. Quindi quello che è sopra C è che in C è semplicemente con search and replace, però solo con il token, mentre invece in Rust le macro dichiarative sono search and replace con un po' di conoscenza del linguaggio e con un pattern che aiuta molto, che sicuramente non credo che puoi implementare la printf con le macro in C, probabilmente qualche pazzo l'avrà fatto, ma non voglio immaginare cosa esca fuori. Macro dichiarative che abbiamo già visto, println, vec, debug non l'abbiamo vista, però è una piccola chicca, semplicemente quello che fa è ti printa a schermo il risultato di questa espressione e poi la ritorna. E quindi qua abbiamo qua su out ritroviamo questa roba e poi a self-tech 5, questo qua funziona perché poi il valore ritornato viene sommato, sì, viene moltiplicato per 2, poi gli viene sommato 1 e tutto funziona. Macro procedurali, anche queste le abbiamo già incontrate, ed è derive. Praticamente
sono molto complicate, quindi mi sa che qua skipperò cosa sono le macro procedurali, però sono più delle chiamate a funzione, non è solo un'espansione di un pattern, però praticamente quando chiami una macro procedurale viene invocata una meta funzione a cui gli viene passato proprio la rappresentazione del tuo codice, puoi modificare, fare le cose, aggiungere altre funzioni e così via. Se volete divertirvi con le macro, due risorse molto importanti, Macrocata è il piccolo libro delle macro di Rust, per i veri maghi che vogliono fare robe strane. Se usate delle librerie, ci fanno delle cose con le macro che sono aliene. Ultima roba al volo, Rust Unsafe. Per ora abbiamo usato solo Rust Safe con tutte le assumption e così via, però se vogliamo interfacciarci direttamente col computer non possiamo farlo, perché se scriviamo in assembly possiamo prendere un indirizzo di memoria, spataffiare tutto e abbiamo il corso di computer security di magistrale praticamente. Ovviamente questo ci dice che abbiamo bisogno in Rust, visto che è un linguaggio a livello basso, un linguaggio di sistema Rust, per interagire col mondo unsafe, inerentemente unsafe, del computer raw, bare metal. E per sbloccare questi superpoteri unsafe di Rust, dobbiamo mettere il nostro codice in un blocco marcato come unsafe. Nota importante, tutte le features di safeness che sono presenti fuori da unsafe non è che vengono disabilitate in unsafe. Unsafe aggiunge delle feature, però se usiamo tipo le reference come le usiamo nel codice safe, in unsafe dobbiamo rispettare le stesse regole. Se vogliamo fare porcate unsafe, dobbiamo farlo con le funzioni unsafe, perché le funzioni safe non è che smettono di esistere. E c'è un motivo per cui non smettono di esistere. E perché se smettessero di esistere potremmo scrivere tutto unsafe e avremmo C2.0 with extra steps. Però ovviamente non è così, perché quello che si fa di solito col codice unsafe è si fa una funzione wrapper, dentro questa funzione wrapper viene scritto codice unsafe, che è unsafe perché se si parla di del kernel Linux scrive a registri. Se stiamo facendo una roba molto ottimizzata, abbiamo un'ottimizzazione che evita le copie, usa tutto dei puntatori, un'implementazione ultra efficiente, che però in Rust Safe è più complicato da fare. Però il punto è che questo blocco è il più piccolo possibile, estremamente controllato, e se si trova un bug, si sa che il bug è per colpa di Unsafe e non per tutto il resto. Quindi no, unsafe non invalida tutto quello che abbiamo visto fino ad adesso. Unsafe aiuta a usare Rust ovunque, perché se rappiamo tutto il codice unsafe in un'interfaccia safe, tutti possono usare codice il più veloce possibile, che si interfaccia con l'hardware nel modo migliore possibile e che ha tutte le garanzie di Rust safe dal punto di vista dell'utilizzatore. Alcuni superpoteri della modalità unsafe, abbiamo ovviamente i raw pointers, che sono i pointers alla C, che possono essere dereferenziati, chiamare altri metodi unsafe. I metodi unsafe sono praticamente come un metodo che è tutto unsafe, quindi è come fan fn bla 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 unsafe e così via. Abbiamo la shortcut che praticamente dice a tutti: guarda che se chiami questo metodo stai chiamato codice unsafe, se stai attento che stai chiamando codice unsafe. Ovviamente codice unsafe non può essere chiamato da Rust safe per ovvi motivi. Mutare variabili statiche, le variabili statiche sono costanti, non so se le abbiamo viste nei primi giorni, le static, no. Vabbè, le static sono un modo per definire costanti, tipo const, esatto, ad esempio... No, string literal sono diversi, tipo un const in C o in qualsiasi altro linguaggio in giro, const py. In Rust Unsafe possiamo dire: senti, quel const py io lo voglio uguale a 4, e lo possiamo fare. Implementare trait unsafe, che
come anche i metodi unsafe, sono trait che sono solo unsafe, e ovviamente chi usa questo trait deve essere consapevole che sono unsafe per natura, le union, che sono le union alla C, e usare la foreign function interface. Per chi non sapesse cos'è la foreign function interface, è praticamente un metodo per rendere i linguaggi di Rust, le funzioni implementate in un programma in Rust, chiamabili anche da altri linguaggi come Java, Python e così via. E viceversa, esatto. E praticamente, avete mai usato NumPy? NumPy non è scritto in Python, è scritto in C. È solo che hanno messo le funzioni in Python che chiama le funzioni in C. Sostanzialmente è questo. Ovviamente, codice che non... che si interfaccia con delle cose che non ha le stesse garanzie di Rust è unsafe per forza di cose, perché codice che può essere chiamato da chiunque è chiamato da chiunque. Alcuni piccoli progetti che usano Rust tramite la foreign function interface, Linux, l'ho già nominato, dalla versione 6.2 ha la possibilità di scrivere moduli in Rust. Se avete un MacBook M1 e volete installare Linux, come esatto il mio compagno là, c'è un piccolo progetto chiamato Asahi Linux che praticamente scrive tutti i driver grafici, audio e così via per M1 e M2 in Rust, ed è stato il progetto che ha portato avanti l'adoption di Rust nel codice. Adesso ho visto che stanno proponendo anche altri driver molto semplici per iniziare a introdurre. Firefox, credo che non c'è bisogno, sapete benissimo cos'è Firefox, e tanti altri. Se volete divertirvi con Unsafe, il Rustonomicon è la principale risorsa per fare queste cose. Ovviamente, come dal nome, sono arti oscure, perché tutto è possibile, quindi bisogna essere molto pratici, molto addetti ai lavori anche dal punto di vista di come funziona low level l'architettura di un computer. Basta. Sette minuti dopo le e mezza ce l'ho fatta. Grazie per avermi tollerato, spero di essere stato abbastanza chiaro. Se avete dubbi, scrivete a me, al mio collega Zargio, a chiunque altro sul gruppo, via mail. Se volete insultarmi, taggatemi, se volete dirmi che sono bravo, grazie per avermi ascoltato di nuovo.